Proprio mentre dovevamo preparare le due righe da mandarti, il Papa nella messa al Giubileo della Famiglia aveva detto una frase che mi ha colpito e che c'entra totalmente con la serata di oggi e che secondo me è l'augurio più bello che potremmo fare alle coppie di fidanzati che si incontrano. Ha detto questo: ogni famiglia cristiana possa diventare luogo privilegiato in cui sperimentare la gioia del perdono. È una frase che secondo me è molto realistica anche perché si pone sulla dimensione del conflitto che è inevitabile, no? È inevitabile per quel che hai detto tu dal punto di vista sociologico, psicologico, io ci aggiungo da medico fisiologico e biologico. È impossibile che due che stanno insieme non vengano a conflitto. Sappiamo, ci crediamo tutti, no, che la coppia cristiana viene generata nell'amore, però questo amore di Dio deve essere rigenerato ogni giorno dalla misericordia reciproca che ci offriamo proprio quotidianamente. Ecco, allora, parlando delle difficoltà che abbiamo nei corsi, faccio fatica a esprimere, proprio per come sono strutturati i corsi che facciamo noi, le difficoltà dei singoli fidanzati, però ci tengo a raccontare quelle che potrebbero essere, che sono le nostre difficoltà, che sono quelle di proporre delle idee, un ideale, un sogno che è un po' diverso da quello che mostra la società liquida di cui ci hai parlato, dove l'io è di gran lunga più importante del noi. E allora la difficoltà è quella di annunciare un perdono che perdona sempre, perdona tutto, rispetto a un'individualità che magari ti porterebbe a perdonare fino a qui, ma non a fare il passo successivo. Un'altra cosa che è difficile ma importante secondo noi annunciare è questa, che è possibile riconciliarsi, è possibile sempre riconciliarsi, ed è la storia della spiritualità di tante coppie cristiane vere, non dei film, ecco. E poi un'altra cosa importante ma difficile è raccontare che il matrimonio cristiano è un cantiere, come hai detto tu prima, e come diceva anche prima Arianna, un cantiere che dura fino ai 90 anni, no? Dove ci sono dei lavori in corso e dove ci vuole non solo il bel sentimento, ma una forte volontà di lavorare. Nel cantiere si lavora, ma l'ultima cosa che poi riprende quello che diceva Papa Francesco, tutto questo lavoro non è solo fatica che genera dei no e delle sofferenze, è soprattutto una fatica che genera la gioia di stare insieme. Ecco, il perdono alla fine, anche se faticoso da raggiungere, genera gioia. E questo per me è l'annuncio più bello che dobbiamo fare, ma anche il più difficile forse da far capire a una società che ti mostra tutt'altro. Grazie per quello Bene, che hai detto e per quello che grazie, dirai. grazie a te. Sì, mi viene da dire questo, che ovviamente ho fatto di corsa, quando parlavo del noi, è il noi inteso in senso collettivo dentro la società, ok? Quando invece diciamo nella coppia il noi è un'altra dimensione, no? E quindi e non è che la esclude, no? Quindi la contrapposizione era sul modello sociologico, però credo che una in questa fase invece di attenzione all'io e questa ricerca di relazioni, la parte più euforica della postmodernità, ha anche portato questo, quindi la ricerca del noi e della vicinanza intima e profonda nella coppia. Ecco, è che questa vicinanza a volte perde questa capacità che dicevamo prima di capire l'equilibrio, no? Fra tutti gli altri aspetti, no? Ecco. Quindi, allora, non so se vogliamo provare a vedere i filmati. Zitti, zitti, guardiamo e proviamo a vedere. Allora, proviamo, altrimenti ve li descrivo perché se non. Allora, intanto sono tratti da tre film, che poi magari vi lascio gli spezzoni o ve li guardate, e sono tre film che sono tutti e tre dei 2010-2011, sono americani,
Crazy Stupid Love vi avevo fatto tre sequenze che fanno vedere un conflitto, un'evoluzione, sono sequenze molto brevi. Poi c'è una sequenza di appuntamento con l'amore che è, diciamo, Crazy Stupid Love inizia con questa crisi di questa coppia che sta insieme da 25-26 anni. E poi invece Appuntamento con l'amore è un classico mix di storie che si incrociano, modello americano, e qui c'è una coppia di 60-70 anni che ha un momento di rivelazione e di crisi. E poi vi volevo far vedere l'incipit di The Social Network, che è il film che narra come nasce Facebook. Questo è l'inizio di The Social Network. Allora si vedono, questi due sono in un pub, e quello che poi appunto darà origine a Facebook. E quindi qui provate a stare attentissimi, sentite anche solo il ritmo della conversazione. Voglio che... Io non sono capace. Scherzavo. Eh sì, non ho fatto errori al test. Ci hai mai provato?
Maggio, non è che sei malata per caso? Magari certe volte parli di due cose in una e io non so a quale devo puntare. Ma l'hai visti quelli che fanno canottaggio, no? No. Sono molto più grossi di me, atleti di assoluto livello. Hai detto che ti piace chi fa canottaggio, quindi credevo che riconoscessi uno. Mi riferivo all'idea che ho di loro, sai, come quelle ragazze a cui piacciono i cavoli. Ok. Ordiniamo da mangiare? Preferisci parlare di qualcos'altro? No! Abbiamo parlato talmente tanto dei Finals Club che mi sembra di aver saltato un compleanno. Ci sono davvero più persone in Cina con un quoziente intellettivo da gente? Il Phoenix è il club più eterogeneo, il Fly Club, il Pork pizzicò Roosevelt. Quale? Il Porcello, il Pork, il meglio del meglio. Quale Roosevelt? Theodore. Davvero mandano un bus a prendere le ragazze che vogliono rimorchiare il futuro capo della Banca Federale? Capisci quanto sia importante entrarci? E qual è il club in cui è più facile entrare? Perché mi fai questa domanda? È solo una domanda. Nessuno di loro? Questo è il punto. Il mio amico Edoardo ha guadagnato $300,000 in una sola estate con dei future sul petrolio e non ha alcuna chance di entrarci. Fare soldi qui non impressiona nessuno. Mica male. Ha fatto $300,000 in un'estate. Adoro la meteorologia. Non erano sul petrolio. Prevedi il tempo, prevedi anche il prezzo del gasolio. Credo che mi hai fatto quella domanda perché pensi che possa avere più probabilità nei club in cui è più facile entrare. Cosa? Mi hai chiesto in quale club sia più facile entrare perché credi che sia quello in cui abbia più probabilità. Ma il club in cui è più facile entrare è quello in cui tutti quanti avrebbero più probabilità. Non mi hai chiesto qual è il migliore, tu mi hai chiesto qual è quello più facile. Era solo una domanda, sinceramente. Chiedevo per chiedere. Mark, non sto parlando il codice. Eric! Sei ossessionato dai Finals Club. Hai un disturbo compulsivo da Finals Club. Dovresti farti prescrivere una cura, anche se gli effetti collaterali dovessero includere la cecità. Finals Club. Non Finals Club. E c'è una differenza tra essere ossessionati ed essere motivati. Sì. Infatti. Questo era Sibillino, allora sì che parli in codice. Non volevo essere Sibillina. Sto solo dicendo che devo fare qualcosa di sostanziale per attirare l'attenzione dei club. Perché? Perché sono esplosivi, divertenti e ti assicurano una vita migliore. Teddy Roosevelt non è stato eletto presidente perché era membro del Phoenix, ma... Era membro del Porcellian e sì, invece sì. Ma perché piuttosto non ti concentri su tirare fuori il meglio di quello che hai dentro? Hai davvero detto così? Scherzavo. Se è una frase banale, non è detto che sia meno vero. Voglio essere diretto con te, ti converrebbe darmi un po' più di sostegno in questa storia. Se mi ammettono, ti potrò portare agli eventi, alle feste. Ti presenterò gente che altrimenti non conosceresti mai. Tu faresti questo per me? Stiamo insieme. Ok. Voglio essere anch'io diretto con te. Da questo momento non stiamo più insieme. Che vuoi dire? Che non stiamo più insieme, mi dispiace. Che cos'è, uno scherzo? No, sono seria. Cioè mi vuoi lasciare? Tu mi presenterai gente che altrimenti non conoscerei mai. Scusami, ma che cazzo? Che cosa vorrebbe dire? Aspetta, calma. Che cosa vorrebbe dire? Erika, se siamo riusciti a entrare qui è perché andavi a letto con il tipo alla porta. Il tipo alla porta? Il suo nome è Bobby e non sono andata a letto con lui. Il tipo alla porta è un mio amico ed è una persona assolutamente per bene. E di che parte di Long Island saresti tu? Di Monte Carlo? Aspetta. Torno alla mia stanza. Aspetta, aspetta. Ora sei seria? Sì. Ok, allora ti chiedo scusa, va bene? Devo andare a studiare? Erika. Sì. Mi dispiace, davvero. Ti credo, ma devo andare a studiare. E dai, non devi studiare, non devi studiare, parliamo. Non posso. Perché? Perché tu mi sfinisci, uscire con te come fare un'ora di step. È solo che è improbabile che tu... Al momento non davo giudizi sul tuo aspetto, solo che vai all'università di Boston, è un fatto. Se sono sembrato scortese, mi scuso. Devo andare a studiare. Non devi studiare. Perché dici che non devo studiare? Perché vai alla Boston. Vogliamo ordinare? Mi dispiace se tu non sei soddisfatto del mio livello di istruzione. E a me di non avere una barca a me, siamo pari. È meglio se restiamo amici. Io non voglio amici. Era solo per educazione, non ho intenzione di essere tua amica. Sono solo stressato per il mio corso di sistema operativo, se magari ordiniamo. Ok, probabilmente diventerai un vero mago dei computer, non mi stupirebbe. Ma passerai la vita a pensare che non piace alle ragazze perché sei un nerd. E io posso dirti dal profondo del mio cuore che non sarà per questo. Non piacerai perché sei un grande stronzo. Allora, diciamo, se si fossero visti tutti, allora nel primo caso vedevamo una, diciamo, una situazione di conflitto all'interno di una coppia. Vi facevo vedere un pochino l'evoluzione, no? Qui c'è lei che comunica a lui, no? Avete visto la modalità, no? Lui si, in modo paradossale, no? Si catapulta fuori dalla macchina, fa vedere la modalità che dicevamo prima dell'evitamento e lei che continua a raccontare, deve raccontare tutti i particolari di questa storia, no? E poi in alcuni spezzoni si vede un pochino come in realtà
cioè lui di fatto non l'ascolta, non si è reso conto di dove è lei, no? Non si è reso conto di nulla. Ecco, questa è l'evoluzione di questi personaggi dentro la storia. Il film non è un gran film, però in queste sequenze si vedeva questo. Poi vi faccio vedere un'altra sequenza, che è quella in cui una donna, diciamo, già di una certa età rivela un vecchio tradimento e quindi si vede la reazione di lui. E questa invece sequenza iniziale, che vi consiglio di guardare, la cosa interessante è su diversi aspetti, perché voi adesso non avete sentito, ma se voi la ascoltate avete lo stesso effetto, non riuscite a capire di cosa parlano questi due. Vedo che annuisce, non so chi ha visto il film. Allora, le persone della nostra generazione ci mettono almeno 3-4 volte per capire di che cosa stanno parlando questi due. Perché? Io ho capito. Perché lui l'ha su un social network, giusto? No, dopo creerà il social network, però la sequenza comunicativa, allora lui parla, su questi, parlano di diverse cose, allora parlano di questi final club, che sono questi club abbastanza particolari che ci sono all'interno delle grandi università americane. Poi parlano dell'entrare a far parte, fare canottaggio, parlano del suo, di una statistica della popolazione cinese, poi parlano della loro coppia, parlano di quello che potrà fare lui se entrerà in questa cosa e cosa sarà per lei. Poi, e qui esce poi il conflitto sulla loro coppia. La cosa che è particolare è che se la guardano, i miei figli appena l'hanno visto hanno seguito esattamente la sequenza comunicativa, perché la modalità è quella della chat, cioè una modalità comunicativa di sovrapporre argomenti continui. Noi che siamo di questa generazione dobbiamo riascoltarla. Io tutte le volte che la sento, sento un pezzetto in più, no? E questo ci dà una serie. Invece i miei figli, 20 e 16 anni, l'ascoltano e mamma, gliel'ho fatta sentire perché era un'osservazione che ci va a fare un formatore, mi ha detto sì, parlano di questo, tranquilli, no? Quindi questo ci dice di come sta cambiando la modalità di leggere la conversazione, di ascoltare, di poter ascoltare su più livelli, mantenendo una pseudo-attenzione o magari un'attenzione diversa rispetto a quella che abbiamo noi, e di come questo poi possa diciamo richiedere anche competenze comunicative diverse, no? Perché noi oggi pensiamo che i nostri figli comunicano mentre scrivono un messaggio, mentre ascoltano, no? E tutto questo come sta complessificando il modello. Non possiamo non pensare che loro non si ascoltano mentre hanno in mano qualcosa. Ecco. E vi invito ad andare ad ascoltarla, e anche chiaramente qui il conflitto esaspera in una maniera che qui è evidente, ci fa vedere in breve tutta la modalità dello stile competitivo che poi esplode perché lui di fatto viene lasciato da lei e quindi agisce tutta la sua aggressività, perché cosa farà? Pubblicherà crea in quel momento l'associazione fra le pubbliche, dice che lei non ha la taglia di reggiseno che diciamo dichiara, e poi pubblica la sua foto e chiede a una serie di ragazzi che appartengono all'università di votare il viso bello brutto, quindi la sputtana, scusate il termine, ecco. Quindi ci fa vedere la dinamica del conflitto che si esaspera nel giro di pochissimo e porta all'azione di danno dell'altro, no? Cosa che nella dinamica diciamo del conflitto oggi spesso intercetta il mezzo comunicativo, no? Perché io scrivo questa cosa, allora la pubblico su Facebook, la pubblico sul gruppo di WhatsApp, la tua foto, no? Di recente mi sono trovata con una situazione in cui
la ragazzina ha mandato la foto intima al ragazzino, hanno litigato, la foto intima è andata sul gruppo della classe, no? Quindi nella dinamica del conflitto oggi dobbiamo rapportarci anche a questo genere di, come dire, di modalità. Però vi invito proprio ad andare a vedere, se volete vedere anche il film, è interessante. Perché quando tu ti riferisci a queste modalità, no, di comunicazione, ti riferisci ad una fascia di età, appunto, penso io 15-25 anni, oppure stai anche pensando che questo è già, perché la fascia di età, diciamo, dei nostri fidanzati, a parte quest'anno che stranamente si è leggermente abbassata, ma altrimenti, come vedevamo anche con Pietro Boffi, è una fascia alta, 30-35 anni. Questa modalità si riscontra anche in quel, cioè dobbiamo tenerne conto anche rispetto, secondo a me, sì, perché i trentenni di oggi sono 35 anni, 40 anni sono quelli che comunque stanno entrando in questo mondo molto più velocemente di noi, che sono anche loro, non sono forse i primi nativi digitali che entrano dentro questa dinamica e sono dentro questa complessità di linguaggi, no? Dentro questo ritmo di attenzione che è completamente diverso. Secondo me noi ci dobbiamo aspettare questo, no? Che quindi anche quello che noi diciamo sull'ascolto, sul tempo, sul modo di stare, quanto è influenzato molto di più rispetto al modello che abbiamo noi, ecco, credo che su questo, ecco. Non ti pare per questo che lui sia un pochino paranoico? Sì. Lui, sì, qui c'è una, sì. Sullo sfondo, convinto che non può piacere, perché non ho capito. Convinto che lui non può piacere. Lui ha questa, nel film poi si vede, ha questo obiettivo, no? Sfondare, che poi, se è così, ha realmente sfondato, se è veramente così, e quindi, perché poi è diventato il proprietario di Facebook, e quindi ha realmente sfondato, non so se corrisponde alla realtà. Sì, cioè è la sua storia, tutto il film è intrecciato anche con la vicenda legale, ecco. Sì, ecco, anche questo c'entra con, adesso lo vediamo un pochino, nella dinamica del conflitto io posso avere anche una mia fissazione su determinate cose che hanno a che vedere con me e che quindi mi impediscono di stare dentro una relazione, e questo complica ulteriormente, no? Nella situazione. Qui si vede che lui è fortemente focalizzato lì, infatti la sua capacità di ascoltare quello che dice lei è ridottissima, no? In più è complicato da questo scalare continuo degli argomenti, per cui non si ascoltano e sono già, e poi c'è nella, punto fuori sulla testa, tipico, se tipico, no? Dei giovani d'oggi. Sì, tipico dei giovani d'oggi, o tipico intanto qui di un momento di conflitto, però diciamo che dentro questa modalità forse anche noi ci stiamo entrando in questa modalità di interruzione, di discontinuità, no? Siamo un po' più restii, un po' più lenti perché siamo meno tecnologici, però anche noi siamo continuamente, no? Vediamo cosa accade solo alle donne che cominciano ad avere WhatsApp, faccio un esempio, che sono tutte su WhatsApp. Siamo in un momento storico in cui non si vivono le esperienze, si fotografano le esperienze per condividerle. Allora, diciamoci, dico le donne perché io lo vedo più da parte delle donne, perché forse sono più dentro dei giri di donne, non vedo cosa fanno gli uomini. Gli uomini caricano le immagini delle donnine su questo, però insomma credo che su questo possiamo dirci il nostro modo di ascoltare, come si sta modificando tendenzialmente, come questa rapidità di comunicazione poi porta anche a dei guai irrimediabili, cioè si rende conto e si arriva in tempo a fermarsi, oppure si va avanti e si somiglia a una... dipende una situazione in breve tempo poco irrimediabile.
Sì, è chiaro che questa, allora, diciamo che a livello diciamo di singolo caso, anche qui non possiamo tirare delle conseguenze, però è chiaro che se non c'è mai un ascolto vero, una possibilità di capire che cosa sta succedendo, questo determina poi l'escalation del conflitto. A livello generale, gli studi che si stanno facendo sui ragazzi che stanno sui social, c'è il Cremita a Milano con Rivoltella, stanno facendo, noi li abbiamo invitati spesso a Ravenna, stanno facendo un grosso studio e quindi ci rassicurano come genitori, perché dicono in realtà, cioè non è che dobbiamo fare del terrorismo, nel senso che in realtà i rischi che magari immaginiamo sono meno importanti, perché poi trovano i loro equilibri, no? Quindi non è che dobbiamo fare, perché tutti quanti stiamo dentro questo mondo e credo che ci dobbiamo stare anche come chiesa in un certo modo, no? Noi vediamo, hanno fatto addirittura una ricerca su Churchbook, c'è una parte di sacerdoti su Facebook, hanno fatto una ricerca, quindi, e comunque i sacerdoti aggregano ragazzi in questo modo ed è un modo buono, quindi... Però credo che dobbiamo fare delle riflessioni su come si stanno modificando tutti questi modi anche. Allora, tornerei adesso al conflitto, no? Per arrivare ad alcuni passaggi, vado via un po' più veloce. Quando ci riportiamo al conflitto ci sono alcuni passaggi fondamentali. Il primo punto è imparare a riconoscere il conflitto. Questa è la parte fondamentale perché, come vediamo, lo vedevamo nelle sequenze, molto spesso uno dei due non se ne accorge. O a entrambi si cercano soluzioni semplici all'esterno della coppia o si precipita nel fare, nello sfogare o nel fuggire ad andare a trovare una soluzione all'esterno della coppia. La cura della relazione è diciamo forse la parte importante che noi possiamo buttare, su cui possiamo stimolare nei nostri corsi. La cura della relazione, il tempo per la coppia, il dialogo, l'attenzione, il sentire la temperatura della coppia, abituarli a imparare a sentire questa parte, che è sentirla nei corpi, su come ci stanno, sentire nella vivacità del loro stare insieme, pensare che pian pianino costruiranno questo e se costruiscono questo saranno in grado di sentire quando questa vivacità si attenua, se non la costruiscono e si... potrebbero essere un pochino anestetizzati e non accorgersi di quello che gli sta accadendo, no? Questo credo che sia una cosa su cui lavorare molto e dire che noi come Chiesa abbiamo molto da dire su questo. Allenarsi a sostare. C'è un tempo nel conflitto in cui io devo distanziarmi, darmi tempo, capire cosa sta succedendo, no? Perché c'è un iceberg che deve prendere forma nel conflitto. Devo capire cosa realmente sta accadendo. E qui allora il senso del tempo per sé, di cui dicevamo prima, è un tempo che ha un senso se mi porta verso questa conoscenza di me, verso la mia crescita. Credo che questa sia un'altra parte da sottolineare. Silenzio, preghiera, percorsi di crescita e di approfondimento. Quanto più aumenta la consapevolezza di quello che io sono veramente, perché posso fare tante cose, ma se io non mi conosco, posso incappare in tante robe che poi trascinano la coppia verso tante difficoltà. Ecco, quindi questo credo che sia un altro ambito su cui lanciare delle attenzioni, no? La cura di sé, che non è la cura di sé del mio corpo e solo della mia prestanza fisica, ma è la cura, avere a cura la mia crescita come persona. Ecco, approfondire la lettura della situazione. Quando noi parliamo di conflitto dobbiamo dirci che dobbiamo imparare a leggere, fare il salto di leggere cosa sta realmente accadendo. Nel senso che il conflitto con l'altro va a toccare delle emozioni e dei tasti delicati che hanno a che vedere con la mia storia personale.
quindi con un copione relazionale, cioè con una modalità di reagire che sia strutturata nel tempo e che ha a che vedere con la mia storia, con le relazioni precedenti, con la famiglia d'origine. Questa è la parte importante che mi permette di andare oltre rispetto al conflitto, nel senso che è qui che arriva la disponibilità ad ascoltare ed è fondamentale, perché nel momento in cui io mi rendo conto che l'altro col suo comportamento sta urtando qualcosa che per me risuona di altro, risuona molto più di quella cosa in sé, è lì che mi devo chiedere che significato ha per me nella mia storia e devo fare o poter fare quel salto di capire realmente che cosa mi sta dicendo l'altro. È qui il grande salto che mi permette in qualche modo di uscire dal conflitto. E quando noi parliamo di ascolto, fondamentalmente le barriere comunicative, è chiaro che adesso io qui vi do delle grandi idee, anche perché non so dove siete voi, però volevo darvi delle grandi coordinate su cui voi vi potete inserire. Nel senso che quando noi parliamo di cattivo ascolto, diciamo, immaginiamo l'ascolto e la comunicazione come una trasmissione di informazioni, di contenuti, di emozioni, dobbiamo immaginarci che questo disturbo intervenga ad alcuni livelli, no? Allora, il livello da cui può intervenire è il mio filtro. Allora, questo è il primo livello, quello che dici tu deve entrare nel filtro, che può essere più o meno pulito, più o meno intasato, più o meno aperto, ok? Poi il secondo livello è la difficoltà che ha a che vedere con la nostra relazione, guardo te, così per fare un esempio, e poi il terzo livello, comportamenti non adeguati nel ruolo o di emittente o di ricevente. Questi sono i livelli su cui noi possiamo ragionare, nel senso che quando noi parliamo di differenze nel maschile e nel femminile, sono qui. È la percezione soggettiva della realtà che è diversa, non è che c'è un modo di ascoltare femminile o maschile, ma è il fatto che come donna o come uomo posso avere delle propensioni a leggere la realtà, banalmente, questo era per non farvi addormentare, il cervello dell'uomo ha delle aree sex e delle aree calcio molto importanti, il centro di controllo del telecomando... Il centro che controlla la centratura del cesso, ok? Capacità domestiche piccolissime, ok? Adesso vi faccio vedere quello della donna. Ok, questo era solo per non farvi addormentare immaginando di essere alla terza ora. Ci siamo, corrisponde nel vostro immaginario. Qui non c'è, il sex non c'è. Impulso alla pulizia del bagno è basso, abilità verso la guida l'avete vista tutta, da me è ancora più piccola. No, però c'è la ghiandola dell'iniziativa sessuale, è lì in fondo, sotto parlare. Centro controllo dei pettegolezzi, anche questo è carino. Poi c'è la ghiandola del te l'avevo detto, che è anche quella. Ok. Nel senso che, al di là di questo che era finalizzato a farvi risvegliare, nel momento in cui comunichiamo, allora io rifuggo un po' da queste diciamo cose, però ve ne ho messe alcune, perché in realtà, proprio perché stiamo vedendo questa grande trasformazione, credo che anche gli stereotipi sul femminile e maschile si stiano molto modificando, no? Non tengono granché oggi, tengono per la nostra generazione, no? Nel senso che noi donne siamo più attente ai sentimenti e quindi parliamo più spesso,
e in qualche modo vogliamo comunicare sentimenti, parliamo per comunicare, parliamo perché ci vogliamo chiarire le idee, parliamo per capire dov'è lui, parliamo per creare intimità, mentre secondo, diciamo, un certo modo probabilmente di leggere gli uomini di questa generazione, gli uomini cercate informazioni specifiche, soluzioni ai problemi. Credo che anche questo si sfumi oggi, no? Questi ragazzi che vivono e nascono dentro la famiglia affettiva sono molto più abili a leggere le emozioni. I miei figli tranquillamente mi vedono un pochino stanca e mi dicono: mamma, ma sei triste? Cioè, perché hanno una... e questo è buono, no? Che questi maschi parlino delle loro emozioni a scuola, lavorano molto, non sanno più la geografia, però lavorano molto sul parlare delle emozioni in classe. Cioè, credo che questo sia una parte che noi non ci dobbiamo dimenticare che è buona. Questa parte buona non ce la dobbiamo dimenticare, quindi i nuovi maschi vengono su con questa parte e le femmine forse imparano di più con i loro compagni a capire meglio di che cosa hanno bisogno questi uomini. Quindi ve le ho messe perché un po' era lo sfondo che mi stavate chiedendo, ma io ci credo sempre meno. Nel senso che proprio credo più a parti femminili e maschili che ci siano nell'uomo e nella donna. Credo al fatto che noi abbiamo qualcosa che ha a che vedere con l'anatomia proprio dell'essere recettive come donne, dell'essere più corpi concavi e quindi più recettive, mentre l'uomo è più convesso e quindi è più legato al produrre, all'andare, al fare, e noi donne siamo più sullo stare, sul contenere, sul prenderci cura. Credo che questo sia difficile dire che venga mai azzerato da nulla, così come c'è lo stare, la dimensione un po' più legata al dono, legata al femminile, la dimensione invece della conquista legata più al maschile. Ecco, questi credo che ci siano dei nuclei che rimangano originali del femminile, però, e del maschile, però in questo mix di maschile e di femminile che c'è dentro la personalità, credo che ci possiamo muovere su questi orizzonti, no? E che ci possiamo aspettare delle variazioni anche su queste cose, no? Soprattutto perché l'aspetto più affettivo è molto più curato anche dalle nuove generazioni di genitori, no? Nel senso che siamo molto più attenti su questo. Ecco, l'altro aspetto della difficoltà nella piattaforma comunicativa, quindi del parlare, dell'ascolto, è quando si parla dell'alienazione, che non è solo l'alienazione di mi sento in una situazione di difficoltà perché sono mi sento che intorno a me nessuno mi comprende, sono in una situazione di dominio, ma è anche quando io sono eccessivamente centrato su di me. L'abbiamo visto nel personaggio, no? Se avessimo ascoltato la sua conversazione, è centrato su di sé, quindi non ha spazio, no? Ma io posso essere anche totalmente centrato sull'altro. Sono dipendente dall'altro, ho una grande paura che mi abbandoni e quindi tutto ciò che mi dice lo prendo, e quindi anche questa è una difficoltà nella piattaforma comunicativa, perché non sono critica, perché prendo tutto quello che mi arriva, oppure sono attentissima all'interazione perché c'è un argomento che non posso, che è talmente delicato che appena uno mi dice una parola il confine è rigidissimo e quindi sto attentissima a quello che mi viene detto perché è un argomento delicatissimo. E l'altro aspetto invece è quello della definizione reciproca delle relazioni, no? Nel senso che la polarità dominanza-sottomissione oggi la vediamo meno perché siamo dentro una dimensione di parità, però a volte possiamo avere in certe coppie comunque una situazione di una posizione up o down legata a una posizione di maggior potere su certi ambiti, e quindi quando questo accade in qualche maniera nella dinamica comunicativa e di ascolto è chiaro che questo impedisce che ci sia un ascolto reale, che ci sia una comprensione di dov'è l'altro, anche nella dinamica
accettazione incondizionata, ostilità. È chiaro che se c'è una forte conflittualità, nel momento in cui siamo molto in conflitto, anche la nostra capacità di ascolto si riduce, no? Perché noi cambia proprio la percezione che noi abbiamo talvolta delle parole, no? Nel senso che come dire, chiudiamo i nostri canali percettivi. Il conflitto poi ci rimanda sempre a due livelli, che sono il livello del contenuto, cioè di che cosa stiamo parlando, delle vacanze o della relazione, cioè della possibilità che ha ognuno di noi di decidere ogni cosa. Di che cosa stiamo parlando? Del fatto che tu mi hai sempre imposto una certa cosa? E quindi quando parliamo del terzo momento in cui c'è la difficoltà appunto all'ascolto, la difficoltà comunicativa entra in questa abilità nell'ascoltare, che ha a che vedere con alcune fasi che ora vi dico un po' velocemente, no? Il primo punto è avere la disponibilità a verificare quali sono le intenzioni dell'altro, cioè cosa si aspetta, cosa è disposto ad accogliere, cosa mi sta dicendo, cosa mi sta dicendo col suo corpo, cosa mi sta dicendo col suo modo di annuire. Quindi per ascoltare l'altro devo pormi in questo atteggiamento di cogliere tutti i segnali e di poter anche in certi momenti accorgermi quando vedo dei momenti di sfasatura fra questi segnali. Posso chiedergli, mi accorgo che si interrompe, mi accorgo che c'è qualcosa, mi sta dicendo che ha voglia di venire lì, ma vedo che abbassa la voce, vedo che scuote la testa. Quindi nell'ascoltare posso chiedere spiegazioni di quello che sta accadendo. Comprendere attraverso un atteggiamento di ascolto empatico, qui si potrebbe parlare per ore di che cosa vuol dire l'ascolto empatico, che vuol dire calarsi realmente nei vissuti dell'altro, che vuol dire poter realmente far posto all'altro, che vuol dire darsi un tempo, ascoltare il proprio corpo, che vuol dire guardare negli occhi l'altro, vuol dire in qualche modo cercare di capire quando dice quella cosa che cosa riflette del suo modo di vedere la vita, del suo modo di vedere il mondo. Nell'ascolto c'è anche il mostrare partecipazione e in qualche modo riformulare ciò che l'altro mi sta dicendo per avere la conferma che ho compreso che cosa mi sta dicendo, no? Credo che molti esercizi che facciate anche dentro i vostri corsi sull'ascolto siano proprio esercitarsi nella riformulazione. Chi non ha mai provato a fare questo, per esempio, è spesso un esercizio che si fa, no? Riformulare a parafrasi o a riepilogo, la riformulazione correttiva è uno degli esercizi che, se uno non l'ha mai fatto, ti dà l'effetto: uno parla, l'altro deve stare assolutamente in silenzio e poi riformulare quello che ha detto. Fatto una volta ed essere costretti a stare in silenzio ti fa capire quante volte ti viene voglia di interrompere, quante volte stai già pensando che cosa dire dopo, se non stai pensando ad altro, no? Oppure la riformulazione correttiva, che è ti aggiungo qualcosa, una piccola differenza rispetto a quello che hai detto. Questi sono chiaramente la dimensione dell'ascolto. Richiederebbe appunto delle esperienze di ascolto, io ora vi sto dicendo dei grandi contenitori, però credo che far fare a volte l'esperienza di, e si trovano questi esercizi di ascolto attivo, di riformulazione, di silenzio, in cui anche solo ci mettiamo nella condizione di stare lì e non parlare, sono delle grosse esperienze, perché non siamo abituati a farli.
Chiaramente nell'ascolto c'è il rispetto delle emozioni e quindi il rispetto, imparare a verbalizzare anche il vissuto emotivo. Ok, ho capito il contenuto, ma mi sto avvicinando all'emozione che stai vivendo tu? Sto capendo realmente il tuo vissuto, che è, come dire, imparare a dare i feedback e tutto quel grande contenitore che è la metacomunicazione, cioè in qualche modo parlare di quello che sta avvenendo fra noi. Ecco, anche questa è una parte importante, insegnare è una parola grossa, però fare esercizi a volte di per imparare a dirsi quello che sta accadendo fra di noi, no? Allora, in questo momento sento che tu, mentre mi dici questa cosa, vorresti che io ti dicessi questo. Sento che tu mi parli ma non mi ascolti, cioè imparare a comunicare quello che sta avvenendo, no? Imparare a comunicare su quello che si sta facendo, no? Molte coppie arrivano con un problema sessuale, non si sono mai detti che cosa gli piace e cosa no dopo 20 anni di relazione, no? Imparare a dire che cosa mi piace di quello che fai nell'intimità, che cosa mi piace di come cuciniamo insieme, che cosa mi piace di... Questa è una parte importantissima, che è una cura della relazione. E qui si potrebbero fare 20.000 diciamo digressioni. Nel passaggio siamo al conflitto per arrivare al perdono, cercando di non confondere la persona con il conflitto. Sì. Nel senso che qui siamo dentro tutta questa dinamica dell'ascolto che mi permette di ascoltare la posizione dell'altro per uscire dal conflitto, un passaggio fondamentale è accorgermi. Intanto che spesso il conflitto perdura perché anch'io ho dei vantaggi a tenere quel conflitto. E questo, posso appropriarmi di questa parte solo se faccio un lavoro su di me, nel senso, se mi rendo conto di questo, perché io posso continuare a dire che mio marito non stende i panni, non fa questo, non fa quello, perché in fondo mi fa piacere fare la parte di quella che in casa fa tutto, ok? Oppure continuo a dire che mia moglie non esce con gli amici perché che è apatica, perché mi fa piacere in fondo dire che io sono quello che è il mega organizzatore con gli amici, ok? Questo è un grande passaggio per uscire dal conflitto, così come passare dal perché al come. Le coppie si incastrano quando cercano chi ha originato il conflitto e la causa, no? Spesso nella dinamica relazionale è difficile separare chi è che ha originato qualcosa, e quindi un modo per uscire è insegnare a parlare del come. Anche questa è una parte importante, no? Fare una piccola dinamica con le coppie, insegnare a parlare dei comportamenti. Insegnare a parlare dei comportamenti. Quando tu fai così, io mi sento così. Non tu sei uno stupido perché fai, tu sei un irresponsabile perché. No, quando tu ti dimentichi di dirmi dove sono le chiavi della macchina e io mi trovo in difficoltà, io mi sento a disagio. Non sei irresponsabile, ma ti dimentichi di dirmi dove sono le chiavi della macchina. Quindi imparare a far vedere come si può stare su certe situazioni senza confondere appunto la persona con il conflitto, confondere che stiamo in difficoltà su quest'area, e per poi arrivare al cambiamento importante, nel senso che dal conflitto si esce dopo che si è fatto tutto questo lavoro, che vuol dire riposizionarsi, e quindi passo da una situazione in cui in qualche modo ho bisogno di essere capita dall'altro, ho bisogno di essere riconosciuta, ho bisogno di essere finalmente vista nella mia ferita, a una posizione di desiderio, e quindi di capire l'altro, che vuol dire rimettersi in cammino,
che vuol dire ricercare l'incontro con l'altro. E nel ricercare l'incontro con l'altro, nel conflitto, possiamo provare da soli, possiamo aver bisogno di un aiuto che è specifico, e qui ho messo Papa Francesco e questa coppia, che è quella che ha fatto la testimonianza alla settimana a Firenze, una coppia con un percorso per simboleggiare tutti i percorsi che la comunità cristiana offre oggi di sostegno alle coppie in crisi. Abbiamo una varietà di proposte importantissime che dobbiamo sapere proporre alle persone, no? Indicare anche nei percorsi per i fidanzati, dargli qualche input, no? Esiste il consultorio, esiste il movimento di incontro matrimoniale, esiste Retrouvaille, dare anche queste indicazioni in modo che rimangono lì e poi nel tempo potrebbero aver bisogno di questo, far vedere che c'è una chiesa che accompagna su questo. Senza tutto questo, parlare di perdono è svendere, secondo me, cioè non tutto questo in termini teorici, eh? Capite? Adesso io stasera parlando con voi vi ho voluto dare le coordinate, non voglio dire che dobbiate dare questa parte, ma senza certe premesse che sono dentro di noi come operatori, svendiamo il perdono, non è quello che hai detto tu, che ho ascoltato con piacere e ho letto, ma vi dico delle cose che ho visto, vi dico con un po' di tristezza, perché vengono dal mondo cattolico. Allora, le ovvietà, basta volerlo, è una questione di volontà. Questa forse si è persa, ma si è detta per molti anni, secondo me. È dono di Dio, è una questione solo spirituale da chiedere nella preghiera. Anche questo si è detto, no, che è vero che è dono di Dio, ma non bisogna ridurlo a questo, perché poi si dice non hai pregato abbastanza. Questa è l'altra faccia che si sventola alle persone, no? È ciò che caratterizza i cristiani, è una questione morale il perdono, è tipico dell'amore oblativo, è una questione di altruismo, chi perdona è più, è un pochino di più. Attenzione, perché qui si scivola facilmente. Credo che il perdono vada presentato nei suoi aspetti spirituali, però dobbiamo dirci che non è una reazione, non è una cosa istintiva che io attuo, ma è un lavoro che in certi casi si assimila al lutto dal punto di vista psicologico, perché è chiaro che noi non possiamo dire di imparare a perdonare le offese minime, ma il perdono grosso si dà dentro la coppia, dentro delle cose che ti cambiano la vita, è lì che ci si chiede che cos'è realmente il perdono. E quindi credo che noi non dobbiamo svendere questa parte e dobbiamo anche avere, secondo me, il coraggio di dire che il perdono richiede una scelta. Recalcati, uno psicanalista che va oggi molto di moda, che ha scritto un bel libro sul perdono, e dice questa cosa: perdonare l'impossibile da perdonare o sperimentare l'impossibilità di perdonare. Allora, credo che noi di fronte a delle grandi cose dobbiamo dirci che dobbiamo proporre una via di perdono e dare degli strumenti per capire che cos'è il perdono, ma dobbiamo anche dirci che ci sono persone che di fronte alla ferita che evocano determinate cose si trovano nell'impossibilità di perdonare, proprio perché talvolta ciò che l'altro ha toccato è talmente doloroso che va a toccare qualcosa nell'immagine di sé, va a toccare qualcosa anche nell'idea che mi ero fatto dell'altro. Ci sono dei punti in cui le persone possono realmente arrivare a non riuscire a fare questo salto. Credo che questa parte, pur credendo profondamente in questo, dobbiamo però essere consapevoli anche di questa parte e di avere questo rispetto profondo, perché di fronte alla sofferenza dell'altro e quello che una coppia in crisi, in alta conflittualità, il dolore che ci si può innescare reciprocamente sia di una efferatezza, delle volte veramente enorme, no? Il danno di quando si raggiungono dei livelli di aggressività è grandissimo. Ecco, quindi credo che
pur continuando a credere profondamente nel perdono, dobbiamo fare a volte un passettino indietro nel dirci alcune cose. Qui vi ho lasciato alcune cose che ora vado velocemente a dirvi per non fare neanche troppo tardi. Sono le ultime 10 slide, quindi non temete, non vi tengo qui tutta la notte. Questo è ho rivisto le tappe di un vecchio testo che io considero intramontabile, che è Mon Burkett, con le tappe del perdono, e che ho un attimo rivisto, nel senso che realmente credo che il perdono richieda una grande preghiera, una grande vita spirituale, e questo dobbiamo dirlo ai ragazzi. Se non c'è questo percorso per affondare all'interno del conflitto e all'interno di noi stessi, si fa fatica a intraprenderlo. O si ha un cammino di fede alle spalle grosso, o altrimenti è veramente complesso, se non c'è un tipo di aiuto vicino a noi. Quindi, e qui arrivo agli aiuti. Il punto primo è per iniziare a un percorso di perdono è chiedere che l'altro smetta di fare dei gesti offensivi, no? Si può perdonare un tradimento se abbiamo la certezza che la relazione non va avanti, no? Che la relazione è chiusa. Si può perdonare certe offese se l'altro comprende che dire certe cose ci ferisce, no? E quindi il passaggio fondamentale di decidere di non vendicarsi, perché ci si può vendicare in tanti modi, no? Ci si può vendicare tirandosi vicino un figlio, ci si può vendicare in una maniera sottile, passiva, cioè ci si può vendicare in tanti modi, no? Ma decidere consapevolmente di non vendicarsi, assumersi la responsabilità di perdonare una ferita grave, richiede un bel percorso che porta, la seconda tappa è scendere nella propria ferita e andare a vedere la propria povertà, e andare a vedere anche il dolore, no, che c'è dentro una ferita e che ci fa sentire veramente in balia dell'altro. E questo è un'esperienza difficile che chiede un aiuto. Ecco, credo anche qui che condividere la propria ferita con qualcuno, che può essere un aiuto specialistico, un padre spirituale, ecco, date delle indicazioni nei vostri corsi, no? La guida spirituale è sparita, ma credo che dire che ci sono sacerdoti bravi che possono accompagnare, che possono essere disponibili, che ci sono percorsi di accompagnamento nelle coppie in crisi, credo che ma anche percorsi individuali, perché a volte il perdono è un'esperienza di uno dei due che a volte fa nel silenzio, perché raccontare all'altro non sempre è la cosa migliore in certi fasi, e quindi è un percorso che chiede un sostegno da parte di qualcuno. Identificare la propria perdita e rinunciarvi, nel senso che vado in fondo a capire che cosa ho perso dell'immagine, l'altro col suo comportamento ha rotto l'immagine idealizzata che avevo di lui, l'immagine idealizzata di me, il mio mondo, tutta una serie di sensi che ci davamo sul nostro stare insieme. E il perdono non dobbiamo pensare, a volte è stato pensato dal mondo cattolico come qualcosa che si dà una volta, via, non hai perdonato, come se fosse un atto, ma è un percorso, è un processo spirale che torna indietro, che fa tornare la rabbia, che fa tornare la voglia di vendicarsi, che fa sentire che si è ancora all'inizio. È veramente un percorso lungo quando le cose sono gravi, e dentro la coppia porta a riconoscere che anche quando l'altro ha fatto qualcosa di molto grave, in realtà forse c'è una parte di responsabilità che è anche mia, no? Questa è la parte più difficile, no? Nelle terapie di coppia, quando si lavora sul tradimento, c'è una parte è un lavoro durissimo da fare con l'altro, ma è importante capire che se l'altro ha permesso un'altra relazione all'esterno, è mancato qualcosa nella coppia,
E questa è la responsabilità che si ha in qualche modo dentro la coppia, più o meno consapevolmente. Questo lavoro duro bisogna farlo per bene, non è che si possa dire quando uno è stato anche tradito e c'è anche, è anche colpa tua, non si può dire così, no? Ovviamente, però è una parte che ha a che vedere con questo percorso che ci porta poi a capire in profondità chi ci ha offeso, a ricercare un senso all'interno della propria esistenza e la dimensione spirituale che accompagna ci fa dire che siamo in grado di perdonare se ci riconosciamo bisognosi, anche se il perdono è un atto, qualcuno dice, asimmetrico, perché comunque io mi prendo cura di questa ferita e di ricongiungermi a te, però lo posso fare solo se mi riconosco che ho bisogno di perdono, se mi riconosco che sono limitato, che ho bisogno di perdono, no? L'esempio è Gesù e l'adultera, e quindi Gesù che si mette in ginocchio e scrive per terra, e quindi fa capire che nessuno può giudicare, ed è aprirsi alla grazia del perdono. Il perdono è realmente dono di Dio, prima l'ho detto all'inizio in maniera provocatoria, nel senso che non si può solo esibirlo, ma va chiesto e richiesto e va celebrato e va pregato tanto per poterlo dare compiutamente. Ultime due slide prima di chiudere. Nel perdonare non possiamo pensare di tornare nostalgicamente alla relazione come prima. Anche questa è un'aspettativa illusoria, ma il perdono implica sempre un poi, un next, che è qualcosa che è nuovo nella coppia e che, diciamo, crea questa nuova relazione. Credo realmente, come diceva prima Franco, che sia la gioia della nuova relazione arrivare in fondo, no? Questo è realmente il messaggio da portare alle coppie, perché dentro un perdono realmente dato c'è un senso di gratitudine per l'altro, per la coppia, nel riconoscersi vicini in un altro modo. Vicini anche, forse dobbiamo dirci che certe crisi di coppia in realtà fanno maturare la coppia verso un equilibrio migliore, anche questo, no? Se ascoltiamo le testimonianze di coppie che hanno avuto delle storie molto difficili, ci dicono che, essendo passati attraverso queste fatiche, come dire, migliora la loro coppia e migliorano loro stessi. No, a me accanto vengono in mente un paio di sollecitazioni tra tante che hai dato. Una, che è quella del forte legame tra la capacità di perdono, penso dare e riceverlo, chiederlo, e come più spirituale, anche individuale. E questo forse è un aspetto che qualche volta trascuriamo di trattare nel nostro intero durante i corsi. E l'altro, originale, dell'aver affiancato il percorso del perdono a quello che si vive nel percorso di lutto, che immediatamente da capire, però, mentre andavi avanti a spiegarlo, effettivamente mi sembra molto vero, soprattutto per le cose importanti, ecco, non per le sciocchezze per cui ci si perdona tutti i giorni, ma per le ferite vere. Ecco, questo credo che ci possa aiutare anche a capire una parte della dinamica che si vive in questo percorso. Sì, ecco, questa cosa della dimensione della vita spirituale individuale, io credo tantissimo, e mi capita, quando ho seguito delle persone che vengono dal mondo cattolico, poi di consigliare l'aiuto, perché realmente... ma trovare delle guide che possono essere anche delle coppie, dei laici o anche dei sacerdoti bravi che sappiano che cosa dicono, perché si possono dire anche delle cose che confondono, no? Ecco, però
credo che è la dimensione del cammino individuale che ti poi ti fa dire do tempo, do spazio, do preghiera a questa cosa, no? E vado a cercarmi l'aiuto spirituale che mi permette di stare nella sofferenza. L'esperienza del perdono è simile al lutto per la dimensione soprattutto del ricordo ossessivo che torna sulle immagini, sulle fantasie, per esempio, e nello stesso tempo, mentre nel lutto c'è uno spazio, come dire, lasciamo andare il defunto quando abbiamo elaborato il lutto e ci teniamo simbolicamente qualcosa dentro di noi di questa relazione, qui è più complesso perché di fronte a una ferita grave dobbiamo fare spazio al nuovo altro della persona che ci ha ferito, no? In presenza dell'oggetto, direbbero gli psicanalisti. Però c'è la stessa dimensione del dolore, della nostalgia, del ricordo, credo, ecco, questo. Sì, un aspetto che noi nei nostri corsi sottolineiamo è il fatto che il perdono debba essere un'esperienza non quotidiana, ma insomma abituale, perché altrimenti secondo noi si creano poi quei dissapori che possono portare alla crisi. Mentre quello che sperimentiamo è che spesso i fidanzati arrivano pensando che il perdono è solo in caso di tradimento e non si può dare, più o meno è quella l'impostazione, per cui cerchiamo proprio di fargli presente questo fatto che non bisogna passare sopra le piccole cose incamerando insomma rancore, perché altrimenti questo poi lievita, non so. Sì, credo che questo sia un buon modo, nel senso di, come dire, allenarsi nelle cose piccole se mai dovessero arrivare le grandi, no? Ecco, perché effettivamente in questo contesto in cui tutto ciò che è emotivamente forte si tende a scacciarlo, e la politica del nuovo, piuttosto che riparare il vecchio, trovo una cosa nuova, no? Credo che questo sia un buon modo, no? Insegnare a un'abitudine al perdono nella relazione quotidiana, ecco, tenendo presente però che il perdono quotidiano probabilmente è diverso da quello che sconquassa, diciamo, la... Però credo che questo sia un buon modo per prepararli a dire ci potrebbero essere delle situazioni più, no, difficili che vi potreste trovare a, insomma, fronteggiare. Credo che questo sia un buon modo di dire noi crediamo in questa parte, no? Facendo il distinguo forse, no? Però... Su questo penso che sia importante mettere sull'avviso che il perdono, quando c'è una ferita profonda, non è una cosa che avviene in un minuto, in un giorno, ma è un percorso. L'importante è comunque dare il messaggio che dobbiamo essere aperti a questo percorso. Sì, sì. Ecco, dargli questa idea, no? Prefigurargli che le cose importanti, credo che questo sia un messaggio, le cose importanti, i grandi cambiamenti richiedono tempo, cura, fatica, attesa dei risultati. Questa è un po', credo, un'idea controcorrente che però il nostro modo di essere cristiani ci porta, no? Tutta la disciplina, il cammino di fede richiede tempo, no? Ma qualsiasi cosa, se tu vuoi diventare abile in uno sport, quanto tempo dedichi, no? Se tu vuoi scolpire i muscoli, nella pancia, devi dare tanto di tempo, no? Quindi dare quest'idea che per le cose significative ci sia bisogno di tempo, ci sia bisogno di prepararsi, ci sia bisogno di educarsi, ecco, credo, no? Per far fronte a quando potrebbero arrivare dei momenti un pochino più delicati, ecco, in questo senso. C'è l'idea, è vero, che il tutto è naturale, è istintivo e debba venire così, perché... Mentre il perdono è una scelta, è stato detto, che amare è una decisione, che bisogna impegnarsi
Dico, questo credo che sia importante, sì, per passare ai ragazzi, sì, che devono, ecco, la consapevolezza che all'inizio ci può essere un innamoramento, poi l'amore maturo ha bisogno di scelte e di decisione di amare, per cui anche il perdono è un cammino di questo tipo. Mm. Sì, sì, sì. Se si lavora in questo senso. Certo, sì, sì, credo per che... Per la gioia della relazione. Sì, questo credo che sia importante, da bilanciare un po' questo aspetto non solo affettivo, non solo sensibile. Si pensa che tu sia istintivo, c'è, cioè, è normale, e io soccombo, non so cosa fare. Mi è capitato, mi è successo. Sì, sì, anche questo, sì, credo che anche sul fatto del... Credo che questo però bisognerebbe partire dalla pastorale giovanile, sì, e da... sì, dall'affettività. Sì, dall'affettività. Dall'affettività. Sì, dall'affettività, certo. Dei giovani.